Siamo con Jacopo Grandis, capitano della selezione provinciale di Cuneo. Alla vigilia si pensava che Torino e Cuneo si sarebbero giocati il titolo provinciale. Poi all'improvviso è apparso il Comitato Territoriale degli Aironi, hanno vinto. Cos'è mancato a Cuneo? Ma soprattutto, che bello è fare un trofeo delle province in cui il livello è molto alto, si combatte in tutte le partite, poi si può vincere e si può perdere. Beh, allora, non siamo arrivati in alto, non siamo arrivati al primo posto, soprattutto perché non siamo stati cattivi negli ultimi punti, dal più o meno 20 pari in poi, perché ce la siamo sempre giocata, abbiamo iniziato a mollare e questo ci ha condizionato tutte e due le partite. Certo, contro Novara, cioè contro il resto del Piemonte potevamo vincere, vincevamo 2-0, poi abbiamo perso 3-2, però ce la siamo giocata bene. Mentre contro Torino siamo sempre stati lì e lì, sempre 25-23 abbiamo perso, quindi ce la siamo giocata anche bene. E invece, per rispondere all'altra domanda, sì, è molto divertente, perché comunque è la cosa più importante, divertirsi, poi giocare con gente comunque molto brava è sempre un'ottima cosa, anche per crescere in positivo. Grazie mille, complimenti. Grazie.